pubblicità, torniamo, parliamo di politica, di elezioni regionali, cosa chiede alla politica, alla regione toscana, la CNA Costruzioni, Andrea Nepi? Perché tra due mesi si va a votare e sicuramente avete fatto incontri o comunque ci saranno, insomma è il momento di chiedere alla politica qualcosa oppure no, è inutile? Ma chiedere non dobbiamo mai smettere di chiedere, diciamo, è anche il ruolo di un'associazione di categoria quello di essere a un tavolo per cercare di concertare il più possibile quelle che sono le tematiche che riguardano le imprese, le aziende e il mondo del lavoro in generale. Cosa chiediamo alla politica? Innanzitutto la mia associazione sostiene che per rimuovere il settore delle costruzioni è necessario l'intervento pubblico, pertanto è necessario l'intervento della politica. Noi qui parliamo tanto di riqualificazione delle aree, siano urbane, siano di edifici, siano di una riqualificazione del territorio esistente, anche perché da quello che è emerso dall'ultimo PIT presentato all'assessore Marzon, di fatto le aree non ci sarà più occupazione di suolo, è molto restrittivo il PIT regionale, ma per fare la riqualificazione in un territorio come quello nostro, senese, toscano, italiano, dove l'80% della proprietà è di famiglie e pertanto c'è una proprietà molto frastagliata, non c'è un serio intervento pubblico per poter andare a incidere in quello che è la riqualificazione energetica per fare cappotti, per mettere pannelli fotovoltaici, per mettere tutto questo, è difficilmente realizzabile. L'intervento pubblico sarebbe necessario per ricreare un indotto che poi sarebbe una spirale più positiva, che creerebbe economia, creerebbe posti di lavoro e in qualche modo la politica potrebbe e lo Stato e le regioni riapproparsi anche di introiti che verrebbero da tutto questo. Un esempio lo è la defiscalizzazione. La defiscalizzazione che era nata con il 36% è stato fatto studi da parte del CRESME, che è un istituto di ricerca del settore delle costruzioni tra i più avanzati in Italia, dove era completamente coperto la defiscalizzazione dall'emersione del nero, praticamente facendo tutto questo e pertanto allo Stato non costa nulla. Adesso abbiamo la possibilità fino al 31 di dicembre di andare avanti con le defiscalizzazioni dal 50% al 65%. È un grosso input positivo che deve essere dato da parte della politica a dare sicurezza ai cittadini che stanno facendo una cosa utile, una cosa necessaria innanzitutto per la loro qualità dell'abitare e per creare l'occupazione che è necessaria a mantenere quella che c'è e ricreare il volano di sviluppo che solo l'edilizia può creare ormai nel nostro territorio e anche in tutto il nostro Stato. La politica cosa chiediamo? Ma la richiesta alla politica, ora io devo un po' rifletterci perché a pelle mi verrebbe a dire cose che forse non sarebbero adatte, però intanto la politica dovrebbe, uno, sarò preciso, non sarò meno politico di Andrea, perché uno dovrebbe smettere intanto di fare leggi spot e finta semplificazione che non esiste. Mi riferisco anche all'ultimo messaggio che abbiamo sentito sulla radio, sulla televisione, sullo spot del governo, che noi abbiamo anche, sul quale abbiamo fatto un esposto al garante della comunicazione e a seguito del quale, non so se per quello, ma penso di sì, questo spot ha anche smesso di circolare. Perché era uno spot del tutto ingannevole, quindi questo per dire che la politica dovrebbe smettere di fare quello che sta facendo e fare le cose più serie. Ora il mio messaggio, capisco, è un po' forte, ma di fronte a una situazione di questo tipo non ci andrei troppo leggero. Noi abbiamo negli ultimi anni un'evoluzione burocratica, un incasinamento generale che è andato non nell'ottica della semplificazione, è andato nell'ottica della complificazione esponenziale. Siamo andati molto al di là. Ora si parlava prima di questo PIT su cui siamo già intervenuti su questa rete, 3.500 pagine, 504 allegati. Io l'ho letto tutto, il mese d'agosto non solo ho fatto quello, sono anche in vacanza. Però vi dico che è roba da centrale a biomasse, nel senso uno lo stampa e poi lo brucia, non ha veramente, non vorrei essere irriverente, però scusate sono anche un po' influenzato, è veramente uno strumento che è contrario a una semplificazione, che è contrario a una razionalizzazione. Finché andiamo per questa strada
noi avremo che cosa? Le 50.000 società, imprese diventeranno 60.000. Io la prendo anche un po' dura, perché in realtà questi strumenti poi non sono solo, non fanno solo politica, questi fanno veramente danni veri, danni concreti, perché poi le imprese chiudono, perché poi la vicenda del mio amico costruttore che non ha fatto il tetto e ha licenziato il dipendente, questo vuol dire che hanno ripercussioni concrete, quindi sarebbe l'ora, io direi proprio di smetterla, è inutile che andiamo a ricucire un PIT di 3.500 pagine con 504 allegati pieno di prescrizioni, questo è un disastro epocale non dal punto di vista della sostanza ma dal punto di vista burocratico. E da qui a scendere, perché poi le province non sono esenti da queste responsabilità, abbiamo dei piani provinciali che sono veramente… No, ma il fatto che non ci sono più di fatto le province, no? Quindi ci dovremmo tutti comunque interfacciare o con il proprio comune o con la regione, si rischia che ci sia ogni comune che già ha la possibilità di fare un po' come gli pare, quindi ci saranno tutti i comuni, ognuno farà quel che gli pare e poi ci sarà la regione, quindi non ci sarà più… una via di mezzo. Ci sarà. Il piano provinciale di urbanistico nessuno ha previsto che la cancellazione, questo esiste. Il piano provinciale, che è il PTCP, è l'intermezzo fra il PIT, che è il piano regionale, poi c'è il PTCP, poi c'è il piano strutturale e poi c'è il regolamento urbanistico. Quando sono arrivato al regolamento urbanistico ho perso ogni certezza, perché il PIT mi ha dato delle prescrizioni, la provincia ha fatto altrettanto. La provincia mi dice che in certe zone non posso costruire un garage sotto un metro sottoterra, ma è scritto in un angolo. Se il comune si è dimenticato di recepire quello, il mio permesso comunque non è buono. Quindi questo ambaradan, questa escalation incredibile, porta al dramma che stiamo vivendo. Noi abbiamo una grande percentuale, una buona percentuale o decente, che potremmo recuperare ma che non possiamo recuperare perché viene uccisa da questo sistema burocratico. Sì, ma cosa gli chiediamo allora a questa politica che sta facendo la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni? Cioè, riuscite a mettervi tutti insieme come categorie che rappresentate il settore delle costruzioni, chi in un modo, chi nell'altro, per poter fare delle pressioni o delle richieste, o dire comunque chi sta lavorando, chi è in trincea, che problemi ha. Ecco. I professionisti della Regione Toscana si sono uniti nella rete delle professioni tecniche, stiamo facendo pressione a livello regionale, infatti queste difficoltà che ha incontrato il PIT derivano anche da una presa di posizione forte dei professionisti e non solo. Io ora parlo a nome dei professionisti in generale, degli architetti chiaramente, e stiamo cercando di dialogare con la Regione perché non si creino più situazioni a quelle che sono avvenute con il PIT, cioè è stato fatto senza neppure coinvolgerci dal punto di vista di avere suggerimenti, consigli, non per le scelte. Ci è stato presentato così come l'hanno pensato, senza tener conto che poi noi siamo l'interfaccia tra il cittadino che lo usufruirà o l'impresa e l'amministrazione che poi utilizzano questi strumenti. Ma voi professionisti non vi viene mai voglia di arrivare in un'amministrazione comunale, non so, dove da mesi, settimane andate, portate documenti? Non vi viene mai di andare lì e spatacchiargli tutti i documenti in faccia? Viene. Ma non ce l'hai con il dipendente in realtà, è un mostro che non ha faccia, e questo è il problema, perché anche se ti arrabbi con l'istruttore tecnico, cioè a un certo punto quella persona può essere più o meno bravo, ma non è che ti può risolvere il problema. Sì, ti può aiutare, ti può accompagnare, ma in realtà è questa cosa mostruosa che non riesci a abbattere. L'unico modo è levare tutto e rifare ex novo. Questo è il mio parere. Cioè, buttiamo via tutte queste leggi regionali e rifacciamole. Ma io credo buttare via tutto non sia così facile, sappiamo benissimo che non è possibile. Non possiamo buttare via tutto, ma possiamo chiedere comunque che siano ascoltati i corpi intermedi, le associazioni professionali, poco fa come diceva l'architetto Ceccherini, le associazioni di categoria devono stare a dei tavoli dove la concertazione è una concertazione, perché non avvengano tutti questi il rinnovo di adempimenti burocratici che ci creano solo problemi e ostacolano anche la politica, perché comunque sia, vi do un dato di un comune, posso dire, il comune di Colle Valdelsa, per modo di dire, è passato da 3 milioni e mezzo di introiti da quello che riguardavano gli oneri di urbanizzazione a 1.300.000 euro.
Cosa succede? Naturalmente gli introiti, ormai i comuni non possono più avere mutui, non possono più fare debiti in nessun modo, l'unico introito che hanno è dal settore delle costruzioni, di fatto è poco più. Allora, se non ridiamo il volano al settore delle costruzioni, anche i comuni non possono più fare investimenti, non possono più fare lavori pubblici, non possono più investire sul territorio, e questo ne va a svantaggio non solo delle imprese ma anche di tutti i cittadini. Quindi è tutto fermo, non si potrà fare niente, forse, chissà, se qualcosa si riuscirà a fare, ne parleremo nell'ultima parte della nostra trasmissione, per cercare di capire quanto il sistema bancario e la crisi della Fondazione e della Banca Monte dei Paschi stanno attualmente influenzando anche questo settore. Tra poco. Sentiamo anche il parere di Tanzini, che è il presidente dell'ANCE di Siena, mentre i nostri ospiti penseranno all'Oscar da dare virtualmente al miglior comune, quello dove c'è meno burocrazia, dove si lavora meglio dal punto di vista dei permessi per le costruzioni. Sentiamo Tanzini. Un'attenzione ai settori produttivi, perché come ho detto anche prima l'abolizione delle province e comunque l'accentramento dei poteri principali della pianificazione del territorio verso le regioni deve alzare la professionalità, ma avere un'attenzione per far fare. È importante che questa riforma e quindi il nuovo mandato che avrà gli amministratori lo concentrino sulle opportunità da creare, devono essere dei facilitatori. Molto spesso quando si allontana il potere, i centri di potere, a volte si perde proprio di efficacia e di attenzione al territorio. L'invito forte è quello di, pur rimanendo una regione molto attiva, quella toscana, di seguire attentamente tutti i comuni e tutti i territori, in particolare quello della provincia di Siena, che è una provincia particolarmente bella paesaggisticamente parlando. Allora, questi comuni della nostra provincia, qual è il comune dove si lavora meglio? A chi lo diamo l'Oscar? Dove si lavora meglio? Non lo so, io lavoro a qualcuno. No, ma in generale. Però Andrea ha detto una cosa, paesaggisticamente belli e paesaggisticamente. C'è un caso, una provincia di Siena che ho già fatto presente più volte, dove non c'ha praticamente vincolo paesaggistico. Che è bellissimo. Che ha un territorio tenuto bene, con dei fabbricati ben conservati e ben ristrutturati, e non, ripeto, non c'ha vincolo paesaggistico da nessuna parte, se non per un pezzettino. Ed è Castelnuovo Bernardenga, che ha fatto anche degli strumenti urbanistici, l'ho conosciuti anche perché ho fatto delle osservazioni per un cliente e poi passando ne ho fatte anche altre per correggere qualche cosa, che diciamo sia dal punto di vista degli strumenti urbanistici, da anche della gestione del territorio come viene effettuata, è forse il comune dove c'è minor burocrazia e c'è un grande risultato fra l'altro, perché ripeto, Castelnuovo Bernardenga non ha vincolo paesaggistico. Chiunque ha visto il territorio di Castelnuovo Bernardenga vede che ha un territorio rurale tenuto benissimo, sì, ha dei fabbricati ben tenuti, non c'è da dire nulla. Questo anche un po' per sfatare l'utilità della vincolistica, del vincolismo. Il vincolismo poi non porta a nulla, quello che porta al risultato è la buona gestione. Castelnuovo direi che nel tempo può dire di aver ben gestito, oggi vediamo dei bei frutti. Castelnuovo Bernardenga ha un regolamento urbanistico dove si possono ampliare fabbricati anche colonici, purché rientrino in certe categorie, ma sono previsti ampliamenti, si possono fare anche in certi casi piscine, delle opere anche interessanti che se fatte bene non sono un deturpare il fabbricato ma solo un abbellimento e un miglioramento del fabbricato e una valorizzazione del territorio. Quindi questi vincoli paesaggistici sono un incubo, Vincoli paesaggistici andrebbero tutti rivisti, e questa è una delle occasioni che ha perso il PIT di fare una revisione di tutti i vincoli, e questa è una delle cose principali da fare. Credo Monteriggioni e Sovicilla abbiano dei vincoli spaventosi. Monteriggioni sì, sicuramente. Ma mettiamo, che ne so, Badesse, la zona industriale, c'è il vincolo. Ma noi Sovicilla abbiamo di tutto. C'è il vincolo paesaggistico alle Badesse. Per quel che mi ricordo, sì. Noi Sovicilla abbiamo anche, siamo i primi anche con abbiamo anche il SIR, il sito interesse regionale. Sì, sì.